single lucky. Bentrovati a tutti ad un nuovo appuntamento. Come sapete, questo canale si interessa da tempo della cultura, della storia, delle tradizioni del Giappone, e quindi oggi ho voluto invitare un ospite per cercare di capire un po' meglio il Giappone. Ovviamente non avremo tempo di fare una storia completa del Giappone, quindi abbiamo deciso insieme all'ospite di focalizzarci per questo appuntamento sullo Shinto giapponese. Io ho con me oggi Cristina Rizzo, che saluto, grazie per essere con noi. Grazie a te Edoardo e a tutti quelli che ci guardano. Ecco perché ho invitato Cristina Rizzo, io voglio leggerlo per non sbagliare. Cristina è laureata con 110 lode in storia, cultura e civiltà orientali e in lingue e culture dell'Asia e dell'Africa all'Università di Bologna. Tra l'altro ha vissuto anche in Giappone, prima vissuto e studiato in Giappone, prima alla Kansai Gaidai University, mi puoi correggere se sbaglio la pronuncia, e poi alla Doshisha University di Kyoto, la prima è a Hirakata. Le sue tesi di laurea vertono sui rapporti tra psicosintesi, esoterismo occidentale, società teosofica, filosofie orientali. Ha tenuto anche conferenze su temi quali la cultura giapponese, l'esoterismo, la ricerca interiore. Da alcuni anni sta approfondendo lo studio dell'esoterismo occidentale, interessandosi particolarmente alla ricerca di eventuali sopravvivenze e tracce degli antichi misteri e dei culti pagani nei movimenti culturali, artistici e letterari della storia europea ed italiana. Quindi chi meglio di te può aiutarci a capire lo Shinto? Però prima di iniziare, effettivamente noi dobbiamo dire a chi ci guarda e chi ci ascolta perché abbiamo deciso di fare questa conversazione. Perché che cosa sta sotto, diciamo, qual è il nostro obiettivo? L'obiettivo è quello di capire se noi possiamo o potremmo avere uno Shinto in Italia o in Europa. E questo lo si capirà meglio alla fine della nostra conversazione, perché appunto dobbiamo capire effettivamente che cos'è lo Shinto, e poi tu ci dirai anche la tua opinione, ovviamente, se questo è possibile, cioè se è possibile avere effettivamente uno Shinto anche in Italia. Questa è un po' anche una provocazione, se vogliamo, no? La possiamo mettere anche come provocazione. Però per iniziare, la prima domanda che ti faccio è: cerchiamo di inquadrare un attimo questo Shinto, perché già quando uno dice è una religione giapponese, ecco, già qui abbiamo un problema, perché possiamo definire lo Shinto con gli strumenti metodologici e analitici che abbiamo in Occidente quando analizziamo, per esempio, le religioni abramitiche? Allora, il problema è proprio questo. Se noi ci limitiamo alle religioni abramitiche, e quindi per noi abbiamo questo condizionamento sostanzialmente, è la religione uguale, quindi quel tipo di monoteismo abramitico che fa riferimento alle religioni cosiddette del libro, con una buona dose di intolleranza, un Dio unico, la verità unica, le altre sono tutte eresie, sono infedeli, esistono dei comandamenti, esiste una sorta di rigidità abbastanza preponderante. Dogmi, quindi libri rivelati. In questo senso lo Shinto non è quel tipo di religione. Ma questa non è l'unica definizione di religione che è possibile, perché appunto a livello inconscio a un europeo di oggi viene da associare il termine religione appunto al contesto di questo tipo di religione che fa capo alle religioni abramitiche, questo tipo di concezione.
Se noi per esempio invece prendiamo, che so io, la religione romana, la religione greca, la religione celtica, vediamo che in Europa esistevano altri tipi di concezione di religione. Per esempio, religio, latino da cui deriva religione, significa unire ordinando. È un qualcosa che assomiglia allo yoga, se vogliamo, lo yoga non quello della la ginnastica delle palestre, sia Certo. chiaro, ma piuttosto a livello metafisico l'unione, quello che si intende poi per yoga è l'unione dell'anima individuale con il sé superiore. Quindi il fatto di riunire, ordinare, poi riunire, è questo il significato di religio. E, tra l'altro, appunto, contesto indoeuropeo, latino, e quindi magari un riferimento alla cultura indù non è neanche così fuori dalla logica, no? E comunque, come dicevo, noi abbiamo contesto celtico, vari tipi di contesti dove noi vediamo un tipo di spiritualità o di idea di sacro che è molto diverso da quello che si è diffuso poi in Occidente col cristianesimo sostanzialmente, no? Un tipo di cristianesimo poi, fra l'altro, cioè slegato per esempio Esatto. da quello gnostico, che parleremo bene di questo nei prossimi video, quando andremo un po' a scavare l'esoterismo e un po' di storia che molte persone non sanno, insomma, anche l'origine del cristianesimo, le religioni native europee, quindi appunto religione romana, celtica, greca, eccetera. E quindi però quello che si è diffuso, che ha vinto, è un tipo di concezione che insomma è abbastanza fanatica, è una verità unica e ha spazzato via tutto il resto. E invece la religione celtica, per esempio, sì, è molto simile allo Shinto nel suo cercare il meraviglioso. Cioè, l'idea è questa, questo mondo è positivo in un certo senso, no? Basta che tu non ti rivolgi solo al materiale, se tu perdi il contatto con l'altro mondo, quindi un altro mondo inteso non questo è un mondo, una valle di lacrime e la salvezza è solo ultraterrena, no? L'altro mondo è inteso come il mondo del meraviglioso che sta sotto gli occhi ma non si vede per via di un velo. È una concezione diversa. Fra l'altro, il buddismo, che assomiglia molto all'agnosi, fra l'altro, il buddismo probabilmente è una derivazione degli antichi misteri orfici. Quindi, dopo vedremo anche i collegamenti fra i misteri, gli antichi misteri, per esempio quelli orfici, pitagorici, l'agnosi e il buddismo. Il buddismo anche ha un'idea, infatti, vedremo poi che insomma l'entrata del buddismo non è vista da tutti in Giappone così bellissima, così positiva, anche se coinvive in una maniera incredibile in Giappone con lo Shinto, non ha mai spazzato via lo Shinto. Il buddismo sostanzialmente prende un po' questa gnosi negativa di dire sì, vabbè, questo mondo è una prigione, è un'illusione, una prigione, bisogna liberarsi da questo mondo. Lo Shinto dice no, questo mondo sostanzialmente è positivo se non si perde di vista il mondo sacro, il mondo al di là. E questa è la differenza, no? Quindi è un tipo di religiosità che ha a che fare, è anche vitale, ha a che fare con la vita, mentre quell'altro tipo di contesto abramitico sembra sganciato dall'ambiente natura, è sganciato dalla natura, è sganciato in un certo senso anche dalla vita, no? L'idea del peccato originale. Quindi insomma è molto diverso, però non è un'idea che non esisteva anche nell'antica Europa, ecco. Sì, ecco, questo è interessante che hai detto, volevo farti anche un'altra domanda sulla questione della verità, no? Perché tu hai detto che c'è questa concezione, della verità unica. Sembra che però queste religioni, come lo Shinto, si appoggino invece su un'altra consapevolezza, che ci sia una
una verità, se vogliamo, o più verità, che però non sono accessibili direttamente. Cioè c'è qualcosa, no, di, che bisogna scoprire. E questo forse viene contestato dalle religioni abramitiche, cioè questo esoterismo, appunto, no? Questa parte e questa necessità di arrivare a verità superiori o più profonde che sono nascoste ai più. Ecco, e qui secondo me ci potrebbe essere una differenza tra le religioni abramitiche e quelle invece tipo lo Shinto oppure l'agnosi. Allora, fermo restando che sia lo Shinto che le antiche religioni cosiddette pagane avevano sia un lato per sì. tutti che un lato esoterico, quindi non è che esisteva solo uno o l'altro. Nel contesto, per esempio, cristiano, che poi esisterà poi anche un esoterismo cristiano, ma proprio messo sempre, sì. sempre al bando, quindi sempre sotterraneo. La differenza è che quell'altro tipo di ragionamento che nega il cosiddetto esoterismo spalanca le porte poi alla democrazia, no? Dicendo è alla scienza democratica, è vero solo quello che tutti vedono, quello che è visibile, alla fine è un materialismo. Sì. Questo è il rischio. Perché certo. alla fine porta al materialismo. Però il concetto non è elitario nell'esoterismo. Il concetto dell'esoterismo è che non tutti sono interessati o non tutti hanno il richiamo di approfondire certi aspetti. Sì. Quindi, e dipende anche dalla natura dell'essere, la natura della consapevolezza individuale. Quindi esistono vari tipi di percorsi. Fra l'altro, come dicevi benissimo anche tu, l'agnosi aveva proprio tre tipologie, no? Suddivideva le persone in tre tipologie. C'erano i materiali, gli ilici, poi c'erano quelli psichici, che più o meno, allora, i materiali erano proprio completamente addormentati nella materia. Gli psichici sono quelli che solo tramite la morale, un grande impegno, possono concedersi, fra virgolette, la salvezza. E poi i pneumatici, che sono coloro che hanno la scintilla divina, quindi hanno il ricordo dell'altro mondo, del mondo del pleroma, e in effetti, fra virgolette, hanno una specie di... sono eletti, no? Sì, sì, sì. Dimmi. No, volevo soltanto dire che in effetti in questo tipo di visione del mondo è accettata ontologicamente la disuguaglianza, ma che non è una disuguaglianza in senso negativo come la si intende oggi, è una disuguaglianza, possiamo dire, naturale, perché appunto stai definendo queste differenze che ci sono naturali, e però quindi la disuguaglianza è parte di questa visione del mondo. Sì, è una visione del mondo dove la manifestazione in se stessa ti fa vedere che esistono vari gradi di partecipazione degli esseri alla mente divina. Sì. E noi oggi viviamo in un mondo dove si vuole sempre negare che uno possa essere diverso dagli altri, no? Si tende sempre a questa omologazione, e, sì. e lo sappiamo dove stiamo andando, insomma, è il trionfo dell'uguaglianza, che in realtà è l'essere tutti standard, cioè secondo me è un tipo di uguaglianza che in realtà è molto più pericolosa di quello che ci vogliono fare credere, no? Sì, esattamente. Va bene, allora, fatta questa giusta premessa, ovviamente, noi possiamo continuare a utilizzare il termine religione per comprensione, ovviamente, però sempre tenendo presente questa introduzione che hai fatto, cerchiamo di capire allora, di introdurre lo Shinto, cioè di dire qualcosa di più magari anche sulla sua storia, e così potremmo avere già una definizione. Allora, come dicevo, lo Shinto non ha dogmi, non ha comandamenti, non ha testi rivelati, non ha particolari dottrine. Lo Shinto è, i giapponesi lo definiscono così, è il nostro modo unico di sentire. Cioè, se parli con un giapponese ti dice lo Shinto
Perché poi Shinto, che significa la via degli dèi o dei kami più propriamente, viene elaborata questa parola quando arriva il buddismo in Giappone, quindi proprio nello stesso modo in cui in un certo senso i cosiddetti pagani europei, no? Quando arriva il cristianesimo cominciano a rendersi conto che loro sono pagani, poi è un termine dispregiativo che viene dato dai cristiani, no? Comunque che loro sono qualcosa di diverso da questi altri. E quindi penso, vabbè, noi siamo, lo Shinto è l'insieme di usanze, di attitudini, di sensibilità del popolo giapponese, questo più o meno dicono i giapponesi, è la nostra religione, è una religione etnica, infatti nel Kojiki, che è uno dei testi che il Kojiki è simile all'Eneide per gli italiani, cioè diversamente dalla Bibbia non è il libro rivelato, però è un testo sacro dove c'è la storia del popolo, no? Quindi la storia della stirpe. E nel Kojiki si vede bene come ci sono due storie molto interessanti nel Kojiki. Magari però prima bisogna che parlo di cosa sono i kami, se no ci perdiamo. Prima, I kami sono delle entità che si possono definire sia dei, cioè sono in un certo senso sono sia gli dei, come lo possiamo intendere noi, no, dell'ambito greco-romano, sono sia spiriti della natura, tipo fate, driadi, satiri, e sono sia gli spiriti degli antenati. I giapponesi ti dicono che i kami sono qualsiasi cosa che suscita stupore nell'animo umano. È una concezione particolare, quella di kami. Quindi, premesso questo, nel Kojiki si parla di come viene creata la terra, punto interrogativo, una domanda, perché in realtà è il Giappone, capito l'ironia, viene creata la terra, cioè il Giappone, viene creato il Giappone, è quella la terra. Ecco perché si parla di religione poi, no, etnica, viene creato il Giappone nel Kojiki, ed è è la terra, no? Sì, è il mondo, certo. È il mondo, è il nostro mondo, direbbero i giapponesi. E quindi nel Kojiki viene creato l'arcipelago giapponese ad opera di Izanagi e Izanami, che sono due divinità. In realtà vedere la storia del Kojiki sarebbe molto interessante, però è molto lunga, quindi vediamo. Le faremo una puntata a parte. Le cose principali. Un'altra cosa interessante, a parte la creazione dell'arcipelago giapponese da parte di Izanagi e Izanami, è Amaterasu, la dea Amaterasu, la dea del sole, che è figlia di Izanagi, perché si crea quando lui si purifica dopo che è stato al regno, il mondo sotterraneo, no? Il mondo dei morti in un certo senso, quindi si fa un misoghi, purificazione, e nascono dei figli, tre, fra cui Amaterasu. Amaterasu è la dea del sole e l'imperatore, i Tenno del Giappone, si dicono discendenti di Amaterasu. Quindi il Kojiki è molto importante sotto questo punto di vista. E quindi è molto interessante il fatto che l'imperatore, quindi l'imperatore sostanzialmente il clan Yamato poi, l'imperatore dice di avere ereditato da Amaterasu i tre gioielli. Cosa succede? Amaterasu a un certo punto dà a Ninigi, suo nipote, lo specchio, che aveva avuto un ruolo molto importante nella storia prima del Kojiki, in quanto Amaterasu, il fratello la fa arrabbiare, lei si nasconde in una grotta, il sole va via dal mondo, quindi il mondo cade nell'oscurità, gli dei preoccupati, e questo fa pensare un po' per esempio alla nostra Demetra, quando viene rapita, no, Persefone, e gli dei preoccupati, no, cosa possiamo fare per farla tornare, perché non germina più niente sulla terra, è diventata una landa desolata.
Quindi gli dèi si mettono lì cosa possiamo fare e con uno specchio alla fine elaborano un piano per farla uscire dalla caverna e ritorna il sole. Quindi lo specchio aveva avuto questa funzione, la spada che viene regalata dal fratello di Amaterasu che aveva causato il guaio su Sanoh. E poi le gemme, una gemma o più gemme non si sa, nessuno le ha mai viste, sarebbero nella dimora dell'imperatore a Tokyo adesso. E le gemme che avevano avuto sempre parte di questo quando hanno fatto uscire Amaterasu dalla grotta. Quindi questi tre, la spada, lo specchio e le gemme, sono il simbolo dell'ascendenza divina dell'imperatore. Quindi le gemme ce l'ha nella dimora a Tokyo, la dimora imperiale, e le altre due, la spada e lo specchio, sono in due santuari Shinto sparsi per il Giappone, insomma. E quindi è interessante, poi lo vedremo meglio, il fatto che l'imperatore assomiglia molto come funzione a, per esempio, quello che era il nostro pontefice massimo. Ah, certo. Per esempio, no, pensiamo ad Augusto, per dire. E proprio cosa succede? Quando gli imperatori vengono cristianizzati, a un certo punto il potere che aveva di creare il ponte fra questo e l'altro mondo, il pontefice massimo, che era l'imperatore, viene dato al Papa. Sì. E dopo lì, fra Guelfi e Ghibellini, no, la nostra storia europea e quindi, italiana. E quindi l'imperatore giapponese può essere considerato anche lui un ponte. Sì, è proprio molto simile al pontefice massimo, quello che era nell'antica Roma. È un ponte, però qual è il problema? Gli americani nel 45 capiscono questo. Perché, a parte, vabbè, c'era stata la parentesi del periodo Tokugawa, Edo, però con la restaurazione Meiji la figura dell'imperatore ritorna alla ribalta. Sì. E gli americani capiscono che l'imperatore ha un straordinario potere di coesione nazionale, e fra l'altro è un pontefice massimo, è anche un capo religioso. E quindi cosa succede? Poi dopo, quando detteranno legge, faranno sconfessare l'imperatore, che da lì in poi non potrà più avere un ruolo come autorità Shinto. Però al tempo stesso, se mi permetti, lo lasciano lì. Non lo condannano. Ma perché? Perché probabilmente era ben duro cioè togliere l'imperatore giapponese, sì. Era molto, molto duro, come era troppo ben voluto. Cioè, certo, era molto, se volevano diventare amici dei giapponesi per poi magari manipolarli meglio, però non dovevano fare troppi errori, no? Chiaro. Quindi condannare a morte l'imperatore sarebbe stato un colpo troppo duro, insomma, da comprendere per i giapponesi, no? Quindi lo lasciano lì, sì, esatto. Gli rimuovono quella sacralità che aveva e lo lasciano lì come figura, chiaro, istituzionale. Che, sì, che poi non serve a tanto poi adesso, sì, attualmente, cioè, quindi chiaro, chiaro. E niente, io però avevo letto da una parte, adesso non mi ricordo dove, che sostanzialmente in Giappone, proprio per questa cosa che stai dicendo, alcuni sono shintoisti e al tempo stesso però magari buddisti o seguono altre confessioni, cioè si può essere shintoisti e al tempo stesso avere altre visioni, no? Proprio per questo fatto che, appunto, essendo qualcuno... un sentire, come lo dicevi tu, no, prima, un sentire, ecco, uno può avere questo sentire e poi essere magari legato a altre visioni religiose o anche politiche, no? Beh, ma non c'è nulla di strano, perché guardiamo un attimo l'antica Roma, c'era appunto la religione romana, poi c'erano, magari mi faccio iniziare i misteri eleusini, mi faccio iniziare i misteri di Osiride e Iside, mi faccio iniziare ai misteri di Samotracia, non c'era nessun problema, no? La stessa cosa per lo Shinto, non c'è nessun problema. Il problema sia per l'impero romano che per il Giappone quando arriva con il cristianesimo. E dopo vedremo perché fu chiuso, perché il periodo Tokugawa,
cioè perché sì. Il Giappone si chiuse? Perché arrivò una, loro lo sentirono come una minaccia, questi vengono e ci dicono solo noi abbiamo la verità, solo questo è il vero Dio, il vostro, voi state sbagliando tutto, andrete all'inferno, state adorando degli idoli, siamo venuti qua per portarvi sulla retta via, cioè ovviamente è una cosa di un'insolenza imperdonabile per i giapponesi, l'hanno tollerato per un po'. Gli faceva comodo, perché gli facevano comodo le navi che portavano le varie tipi di tecnologie. Chiaramente, ma prima di arrivare a questo, ecco, cerchiamo di capire un attimo come si svolgevano anche i rituali dello Shinto, per capire quanto importante fosse per il Giappone e a tal punto da respingere qualunque influenza straniera poi nel periodo Tokugawa. Quindi cerchiamo di capire un attimo, ecco, questo Shinto poi a un certo punto, al di là di questo testo che tu hai citato, diventa proprio anche poi una serie di pratiche che la popolazione mette in pratica, scusate il gioco di parole, e se ne trovano ancora delle tracce oggi, visto che ci sono ancora dei luoghi dello Shinto. Sì, io direi alcuni concetti che sono molto importanti. Sì. Ad esempio, Ujigami. È un concetto importante. Allora, Uji è il clan. Quindi, anticamente, Ujigami, dove Gami è Kami, però cambia, unendo la parola, cambia Kami in Gami. Il dio del clan è l'entità protettrice di un clan, quindi sappiamo che il Giappone era diviso in vari tipi di clan, insomma. E poi per arrivare all'unità nazionale ce ne vuole anche lì. E quindi prima erano i kami dei clan, poi diventano attualmente i kami di un luogo. Quindi ogni comunità, la comunità si chiama Uji-ko, cioè i bambini, i figli della divinità. E questo non è senza importanza, perché unisce spiritualmente una comunità, l'idea dell'Ujigami. E quando si fanno i Matsuri, che sono i tipici festival, le feste shintoiste, si portano con una portantina, no? Un tempietto shinto, si porta la divinità come nelle processioni, insomma, in giro per la città e tutti partecipano, insomma, soprattutto se sono poi piccoli villaggi ancora di più, ma si fa anche a Kyoto un famoso Matsuri, per esempio. E quindi i Matsuri sono molto importanti per la vita dello Shinto e i legami con la comunità. A sua volta è importante quindi l'idea dell'Ujigami, e nello Shinto è molto importante anche l'idea del Tsunagari e del Musubi. Significano tutti e due i termini, allora Tsunagari, unire, Musubi è il legame. L'idea è che siamo tutti uniti, nel senso la comunità è unita, ma è un'unione, a me viene proprio da pensare che sia un'unione anche del sangue, cioè proprio della stirpe. Come viene inteso in genere, no? il termine. Musubi è anche il fatto che ogni persona che si incontra, no? È legato a qualche cosa, o del mondo invisibile o qualche cosa delle nostre azioni che abbiamo fatto prima. Quindi l'idea del potere misterioso dei kami, anche il Musubi, è vedere la correlazione, la relazione fra le cose, fra la comunità, la stirpe, e poi anche l'universo, no? Il mondo divino, il fatto che gli dèi poi sono dèi anche proprio della stirpe e del clan, e quindi poi per esteso della comunità che si è formata dopo, no? Perché sostanzialmente l'antico Giappone com'era? Un signore locale, e la comunità. E la comunità era molto legata ai signori locali. Infatti, i gesuiti cosa avevano capito? Se noi riusciamo a convertire i signori locali, tutta la comunità verrà convertita. E ce la fecero anche per un certo
un certo periodo, nel senso che i signori poi si convertivano più che altro perché gli interessava essere aggiornati sulle le tecnologie occidentali, sì, che vedevano le armi, eccetera, insomma. Certo, no, questo è molto interessante, infatti, come l'idea che questo, quello che stavi dicendo tu, cioè che queste sono pratiche anche religiose, spirituali, etniche, quindi c'è un legame che però non è un legame campato in aria, cioè non è siamo tutti parte della comunità così, è perché c'è un legame anche di sangue. Questo ovviamente è qualcosa che non si può dire, perché altrimenti, ma è singolare che molti di quelli che vanno alla ricerca di questa spiritualità orientali, che sono spesso persone, diciamo, ideologicamente schierate verso l'internazionalismo, completamente rimuovono questo aspetto, e cioè che queste religioni etniche hanno una caratteristica che è quella dell'unità di sangue. Questo proprio non lo vogliono accettare. Invece, secondo me, il fatto che sia una religione, una spiritualità etnica, significa anche di sangue. Cioè, se un non giapponese non poteva essere shintoista a quel punto, perché non faceva parte di quella comunità. No, ma se uno ci pensa, stessa cosa per gli indiani d'America, per dire, no? Sì, sì. Cioè, o anche, in realtà, anche l'induismo. Cioè, in realtà, questi tipi di religioni, devi essere anche un po' in malafede per non vedere che stanno parlando della propria stirpe. Sì, beh, chiaro, chiaro. Sì, sì, sì. È esattamente così, no, perché uno non può non vederci un legame anche di sangue, cioè non si può andare ad analizzare questi testi o quello che ci viene tramandato e dire sì, è un senso di comunità, ma basato su che cosa? Non credo fosse così, una fratellanza e basta. E io credo che ci sia anche una questione di sangue, che poi nell'imperatore era appunto addirittura poi non solo di sangue, ma divina, no? E quindi sì, no, appunto, perché mi colpiva questo fatto, dicevi, la religione etnica anche di un legame di comunità e di sangue. Quindi questo periodo, quello Edo in cui il Giappone si chiude, che è un periodo poi che viene appunto magari dalla storiografia descritto come un periodo di chiusura totale, quando invece in realtà il Giappone cresce anche artisticamente al proprio interno. Però per arrivare a questo, cioè non è che un paese dice a un certo punto vabbè, chiudiamoci al mondo esterno perché così svegliano la mattina e vogliono chiudersi. Evidentemente c'erano delle motivazioni molto serie. E queste motivazioni erano le minacce, effettivamente, non solo di quello che chiameremo oggi il capitalismo, cioè il fatto che questi arrivavano e volevano fare man bassa del Giappone per quanto riguarda l'aspetto economico, ma anche e soprattutto l'aspetto religioso. Cioè il cristianesimo andava a minare alla base quello che era lo Shinto, cioè questo modo, ecco, oltre alla religione, questo modo di vedere, di intendere la realtà e il mondo. Sì, io riguardo a questo vorrei brevemente, sì, molto brevemente, fare un sunto di quello che dice Hideyoshi, sì. A un gesuita gli dice, gli manda queste domande: perché voi siete così desiderosi di convertire la gente? Uno, perché francamente non riuscivano a capirlo più di tanto. Perché questi da lì vengono qui, ci devono convertire? In realtà bisogna dire che i giapponesi all'inizio pensavano che questi qua fossero una setta di buddisti. Diciamo, ma sì, magari hanno un nuovo Buddha, lo portano qui e vabbè, chi se ne importa, ci interessa tutte queste tecnologie che vediamo, no? Tutte queste cose che non avevano mai visto i giapponesi, no? Un po' come fra l'altro all'inizio i romani pensavano del cristianesimo: vabbè, mettiamo questo nuovo dio insieme ad Apollo, a tutti gli altri, non ci cambia niente. E poi però lui dice anche: ma perché distruggete i santuari Shinto e i templi? Cioè, è
questa era una cosa abbastanza inquietante, se ci pensi, perché allora c'è da dire che all'inizio i giapponesi non erano i signori non erano affatto prevenuti nei confronti dei cristiani. Come ti ho detto, ci vedevano proprio gli affari. È anche una certa curiosità di vedere, mamma, questa roba che hanno, tutte cose nuove che non abbiamo visto. E poi c'era per esempio Nobunaga che li aveva anche abbastanza sostenuti, no? Hideyoshi comincia a far scricchiolare un po', cioè comincia a dire, nonostante comunque siamo in questo clima in cui non c'è una particolare ostilità, comunque dice, ma perché, cioè, non ti sembra grave, perché distruggono i templi? Perché cioè, loro vengono qui e la risposta che gli dà il gesuita è ancora più grave, secondo me. La risposta è lo zelo dei convertiti a voler distruggere i templi. Noi non c'entriamo, dice, è che dopo, quando uno diventa cristiano, è così pieno di zelo che distrugge tutti i templi dei falsi dei, degli idoli, perché voi siete nell'errore, noi vi vogliamo aiutare, noi vi stiamo dando la verità. Se ci pensi, un modo di pensare, è questa la cosa inquietante, se uno guarda la questione senza condizionamenti, è abbastanza inquietante. Dopo questo scambio, fra l'altro, subito Hideyoshi decide di cambiare atteggiamento. E comincia a dire, guarda, i mercanti, il commercio ci interessa, se venite qua solo per il commercio va bene, se venite qua con l'intenzione di convertirci potete andare via. Detto chiaramente, e poi dopo, siccome invece la storia continua, sarà proprio Tokugawa. Quando inizia Tokugawa è un'epoca che prende il nome appunto dal clan Tokugawa, prima Ieyasu, che nel 1603 fonda, diciamo, questo shogunato Tokugawa, e poi nel 1614 sarà il figlio che firma proprio la messa al bando del cristianesimo e viene definita Jakyo, cioè un insegnamento perverso, perché il Giappone è il paese dei kami e voi non avete diritto di venire qua a dire che stiamo adorando dei demoni. E c'è da dire che insomma Francesco Saverio, Valignano sono quelli che si impegnarono fra gli altri, no, proprio nel Giappone. E ti posso dire anche un'altra cosa, che i gesuiti, vabbè, vengono messi tutti via dopo, sì. Dal 1614, anche se quelli che in realtà vanno solo per il commercio, gli olandesi poi, no? Vengono tollerati quando loro vedono, ma questi qua non vengono a convertire, quindi per il commercio potete venire, quindi è sempre questa poi la logica che si segue, e quindi come posso dire, viene aspetta che mi sono persa la parola, sì, no. Stavamo dicendo appunto che vengono mandati via questi gesuiti, mandati tutti insieme, diciamo, a un certo punto, e rimane soltanto l'aspetto commerciale. Tra l'altro avevo letto pure che sì, potevano arrivare questi olandesi, però non potevano uscire da un certo perimetro della città in cui arrivavano, attraccavano, quindi anche lì avevano molte riserve, insomma, no, contro questi stranieri. Erano guardinghi, certo. Sì, sì, erano guardinghi. E c'è da dire che comunque questa diciamo chiusura, fra virgolette, non è che enfatizza lo Shinto, perché i Tokugawa privilegiano quasi più il buddismo. Sarà la restaurazione Meiji a addirittura separare lo Shinto dal buddismo, perché non tollera proprio nessuna influenza
che non sia puramente giapponese. Infatti il buddismo è in realtà è una via molto simile all'agnosi, no? Proveniva dall'India, che poi in realtà non c'è. La storia, esotericamente parlando, che sia esistito veramente un fondatore storico, piuttosto che sia invece una via di autoliberazione che non ha fondatori reali, ma è un'antichissima derivazione magari dell'orfismo, anche lì dopo ne possiamo parlare. Però addirittura con la restaurazione Meiji viene separato, perché in tutto questo tempo, da quando il buddismo viene introdotto, cosa viene fatto? Vengono escogitati vari tipi di pensiero, del tipo i kami sono i protettori del buddismo e quindi fanno i templi shinto e buddisti vicini. Oppure, ma i Buddha potrebbero illuminare i kami, perché i Buddha sono un po' più sopra, no? Sono liberati dal samsara, invece dal mondo fenomenico, invece i kami sono dentro al mondo fenomenico. E vabbè, però fine lì. E un altro pensiero era il fatto che ma in realtà i kami sono la manifestazione dei Buddha. Quindi si era anche cioè era rimasto sia separato, ma sia anche si era molto unito il pensiero buddista e shinto. E quindi arriva l'epoca Meiji e provoca questa addirittura. Nonostante si era sposato così bene il buddismo in Giappone, no? Dice no, basta, adesso separiamo tutto. Sì, diciamo che c'era anche una sorta di sincretismo, no? Tra il buddismo e lo Shinto si era creato certi aspetti di sincretismo. E quindi, no, ma questo fatto della... cioè adesso facciamo un esempio così anche futuristico, no? Cioè di questa c'è molta letteratura distopica. Proviamo a fare un ragionamento distopico. Io sono profondamente convinto che se il Giappone non si fosse chiuso per 250 anni, cacciando via anche i cristiani, sarebbe profondamente diverso oggi dal Giappone che conosciamo. Ecco cosa volevo dire prima, che mi era sfuggito. Volevo dire che se ci fai caso, quando il Giappone si riapre, fra virgolette, agli stranieri, sì, però sempre comunque monitorato, non è che... Però subito i gesuiti sono già lì, nel senso fondano anche una università. I gesuiti sono sempre stati... Cioè è anche interessante scoprire perché questo interesse per un arcipelago lì, insomma, relativamente piccolo. Ma se tu noti, i gesuiti sono molto interessati al Giappone, tuttora. Per esempio, adesso mi sembra di aver letto, adesso non sono sicura, però l'ex capo dei gesuiti, adesso non mi ricordo, no? Il Papa Nero, come si può definire, addirittura è morto in Giappone, no? Ha scelto il Giappone per... Certo. Oppure mi pare di aver letto anche tempo fa che il Papa Francesco, insieme ad altri gesuiti... erano molto interessati al film Silence che hanno fatto, no? Un po' di tempo fa, quindi non so, erano andati a vedere la prima, mi pare. Adesso non sono proprio sicura, ma una cosa del genere che ho letto tempo fa. Quindi è anche quel film che fa vedere ovviamente una versione di propaganda, no? Cioè, la parte come la vedono infatti i gesuiti, come noi vediamo propagandata la versione cristiana dell'impero romano, cioè il fatto di dire che i romani erano dei sanguinari, hanno ucciso i cristiani, quando tu ti informi un po', insomma fai delle ricerche, vedi che non è proprio così e che in realtà sono state molto aumentate le cose, molto esagerate, è la storia dei vincitori come al solito, no? Ho notato questo, che da parte di questi gruppi di potere, diciamo che hanno molta influenza nel mondo e che predicano però da un lato la fratellanza internazionale, la mescolanza di tutti i popoli, c'è un forte interesse però per quei popoli che non si adeguano a questo verbo.
c'è sempre questo interesse, perché quel popolo, se è così unito, mantiene quell'unità anche di sangue? Ecco, c'è questo interesse da parte di queste persone? Non so se c'è un interesse perché loro in profondo cercano di replicare quello, oppure c'è un interesse perché devono capire come fare a scardinarlo dall'interno, perché è chiaro che in Giappone, diciamo, queste cose che tu stavi anche citando, cioè il ritorno dei gesuiti, l'arrivo anche di una certa cultura occidentale, non ha mai smesso di influenzare quel popolo che però sostanzialmente rimane ancora legato alla sua tradizione, pur con tutti ovviamente le influenze, la perdita di una guerra, eccetera. Però c'è, noto questa cosa, cioè questo interesse per questi poteri in questi luoghi che ancora mantengono una certa tradizione, un certo spirito di comunità. Sì, questo si collega a quello che stavi dicendo anche prima. Quindi, uno, cosa sarebbe successo se il Giappone non si fosse chiuso? Sì. Probabilmente sarebbe diventato simile a quello che siamo diventati noi, cioè sarebbe stato completamente conquistato da questa imposizione unica della verità. Si sarebbe cristianizzato. Quindi bisogna conoscere com'era prima l'Italia, no? L'antica penisola italica, in generale l'impero romano, e come diventa dopo, cioè esattamente cosa si è perso. Questa è la domanda, no? Che cercheremo anche di sviscerare. E poi una cosa inquietante, secondo me, è il livello di infiltrazione mostrato dai gesuiti, cioè una pazienza certosina, in un certo senso simile anche a quei tipi di cristiani che poi infiltrano l'impero romano, perché il problema dov'era? Se noi arriviamo dai signorotti locali all'imperatore, questo vale sia per il Giappone che per l'impero romano, se noi arriviamo al Giappone all'imperatore a farlo convertire, cioè noi abbiamo conquistato tutto il paese, no? O tutto l'impero. E la chiave era arrivare all'imperatore, qui ci sono riusciti. Vediamo Costantino, ma ancora di più, cosa fa Teodosio? Cioè, se uno si informa sulle opere di Teodosio, è abbastanza inquietante. Vieta, cioè, c'era un clima, e questo non lo sa nessuno, perché in genere le persecuzioni cristiane, le persone pensano alla caccia delle streghe, finisce lì. Non è quello, non è quello l'aspetto più inquietante, non è stato quello, non è stata l'Inquisizione, è stato come si è insediato. Allora vai a vedere, a parte lo sterminio dei libri, la distruzione delle biblioteche, la minaccia di morte, la messa a morte, addirittura nella propria casa, non si poteva fare il culto privato in casa, se venivi scoperto venivi ucciso. Quindi questo poi ne parleremo. Quindi questo clima di terrore. E il fatto di arrivare all'imperatore era la chiave. Cioè, se anche i gesuiti fossero arrivati all'imperatore, che cosa sarebbe successo? Mettendoci un fantoccio, poi, sostanzialmente, cioè, non era necessario che fosse un imperatore che veramente credesse a quello, cioè, bastava uno che era un fantoccio. Per esempio, c'è allora, quando arriva il cristianesimo, no, cominciano poi gli intellettuali, i monaci buddisti a scrivere dei trattati, un po' come fanno qui, per esempio, Celso, Porfirio, l'imperatore Giuliano. Fanno vari tipi di trattati per confutare il cristianesimo. C'è questo Fabian, fra questi qui, che prima si converte al cristianesimo ed è un convinto cristiano, tra l'altro anche fa parte dei gesuiti. Sì. Poi ha, non lo so, una riconversione, quindi due volte l'apostata lo chiamano, e scrive un trattato per confutare il cristianesimo. Quindi volevo dire che uno potesse convertito, non si sa come. E poi questo, insomma, non pare fosse, o viene deluso, per dire, no? Ma probabilmente tanti signori non erano convinti, lo facevano per opportunismo, era una scalata anche sociale, soprattutto nel caso dei giapponesi era che se si convertivano arrivavano le navi.
le navi portoghesi, insomma, e quindi se arrivavano le navi arrivavano tutte quelle merci che loro desideravano, il commercio, le armi, e quindi era quello sostanzialmente che miravano. Un po' oggi, per fare una parentesi con l'oggi, è come quelli che credono nella Chiesa, che se arrivano milioni di africani e dicono, sai, sono cristiano cattolico, bene, puoi entrare. Magari lo dice appunto perché per motivi di convenienza, ma poi in realtà mantiene tutte le sue credenze e tradizioni. Quindi... Ma non è solo quello il problema, cioè il problema di questo tipo di religioni qua è proprio quello, cioè il fatto che sostanzialmente effettivamente chiunque può essere cristiano, no? Sì. Chiunque può essere cattolico cristiano, perché se noi col cattolicesimo indichiamo i santi, quei luoghi più, no, i santi, i luoghi, tutte quelle sì, zone sì. Un po', non so, la Madonna, le varie tipi di madonne, no? Le madonne, i santi, quelle sono tutte ascendenze pagane, cioè sono sostituzioni di numi tutelari del luogo, spesso i santi sono trasformati da antichi eroi o da dei, no? Le madonne da antiche, sempre da antiche dee o dame del luogo, insomma, sì. C'è questa trasposizione. Quindi in realtà, fra virgolette, se uno pensa al cristianesimo in questa versione, fra l'altro locale, identitaria, in realtà sta riferendo a quello che c'è sotto, al sostrato che c'è sotto, fra virgolette pagano, non al cristianesimo in sé, no? Cioè quello... Certo. Dei padri della Chiesa, diciamo. Esattamente, e non a caso poi il protestantesimo si schiererà proprio contro questo cristianesimo, dicendo che in realtà questo cristianesimo cattolico in realtà è una forma di paganesimo. Esatto. E loro quindi, infatti, torniamo alle origini. Che poi sono bibliche, loro sono molto più legati alla Bibbia, sì, proprio esatto, Antico esatto. Testamento, Antico Testamento. Esatto. E così... No, appunto, quindi direi che questo fatto è interessante, poi ovviamente magari potremmo approfondirlo in un altro video, cioè che il cristianesimo si sia radicato così tanto anche perché si è innestato su questo terreno pagano e non l'ha completamente rimosso, ha semplicemente, come dire, sincreticamente riutilizzato tutto questo armamentario, no? di usanze, di tradizioni, soprattutto, come dicevi bene, a livello locale, perché poi questo è importante. Se uno va in qualunque festa di paese legata a un santo particolare, patrono, vede tutta una serie di cerimonie che ricordano molto da vicino quelle pagane, naturalmente spogliate dall'aspetto pagano e rivestite con questo aspetto cristiano. Quindi questo forse può essere un motivo per cui il cristianesimo è riuscito a rimanere, perché si è innestato su questo terreno che già esisteva prima. Esatto, sì. Allora, quindi andiamo avanti un attimo con la storia dello Shinto, perché appunto noi adesso siamo a questa restaurazione, no? Che appunto viene dopo il periodo di isolamento, loro si riaprono, però in realtà da un lato si riaprono, però dall'altro mettono i paletti e dicono guardate che qualunque influenza straniera, anche il buddismo, che pure avevano cercato di sincretizzare con lo Shinto, deve essere tenuto separato. Questo Shinto verrà utilizzato moltissimo poi quando sviluppa quello che viene conosciuto col nome di imperialismo giapponese. Esatto. Poi dopo è proprio come ti dicevo, è proprio questo che porterà gli americani a mettere da parte l'imperatore. Si associa quell'idea, adesso mi è venuto così come un flash il libro, sì. Imperialismo pagano di Evola, ma non c'entra nulla, però per dire che sì. Viene usato questo scinto di Stato per unire tutto il popolo giapponese nell'unità. Come posso dire, c'è anche lì, per esempio lo Yasukuni, il santuario Yasukuni mi sembra che si chiami, adesso poi ci guardo, è un santuario dedicato proprio
ai caduti in guerra di quel periodo. E non so se hai notato, magari anche recentemente, no? Vengono sempre criticati quando i premier giapponesi vanno a fare una visita lì. Si dice, ah, c'è un ritorno di quel tipo di Shinto lì. Sì. Sostanzialmente imperialista, si ritorna. Certo. Esatto, esatto. Comunque si dovrebbe essere Yasukuni. E non lo so, è sostanzialmente uno Shinto che, allora, lo Shinto ha sia un'anima locale, come ti dicevo, che benissimo anche un'anima nazionale, proprio come poi era l'impero romano, ma magari non so fino a che punto, cioè, la restaurazione Meiji, l'epoca Meiji lo fa... lo fa proprio, diciamo, in un modo coerente. Cioè, però nelle intenzioni dell'imperatore era sì riportare allo splendore il Giappone, allo splendore del primo imperatore addirittura, cioè proprio il Giappone dei primordi. C'è anche una cosa che le persone in genere ignorano del Giappone a questo punto. Tu non so se hai mai sentito parlare degli Ainu. Sì, sì, certo, ho fatto un video su questo. Ecco, gli Ainu non si sa esattamente che tipo di popolo sia, ma secondo alcuni addirittura saremmo un po' più peloso dei giapponesi, o almeno si fanno crescere di più i peli, però dicono che sia anche un po' più peloso e un po' più... di fattezze europee in un certo senso. Alcuni addirittura lo vedono quasi un popolo quasi dei primordi, no? Una specie di proto-europei addirittura. Non lo so. Comunque c'è di fatto che quando il clan Yamato, quando il clan poi dell'imperatore sostanzialmente, vuole riunificare tutto il paese, insomma, ci mette un po' di tempo e incontra anche delle tribù che non ci stanno, per esempio gli Emishi e appunto gli Ainu, vengono scacciati sempre più a nord, invece quelli che collaborano poi si mischiano con i giapponesi. Sì. E come ti posso dire, è una cosa interessante perché se ci pensi, più o meno i romani fecero la stessa cosa in Italia. Cioè una tribù, sì, che vuole riunire tutto e prende tutte le altre tribù italiche. Più o meno hanno fatto così anche i giapponesi. Sì, poi chiaramente, come dici bene, alcuni magari volontariamente accettano questa riunificazione, altri invece vanno alla guerra perché non accettano queste cose. I romani infatti hanno combattuto tante guerre con i popoli circostanti per assoggettarli. Poi avevano questo meccanismo molto subdolo, no, di assoggettare anche i popoli vicini, perché appunto li coinvolgevano, non li reprimevano, li cercavano di inglobarli anche con lo stile di vita romano, e queste popolazioni poi alla fine si sono spesso assorbite completamente. Sì, addirittura spesso le chiedevano loro di diventare... Sì, perché avevano dei vantaggi. Certo. Esatto. Invece gli Ainu sono rimasti, molti sono rimasti là, insomma, l'Hokkaido non è da molto che è stato unificato al Giappone. Sì, 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 sì. E infatti... nell'epoca Meiji, insomma. E quindi, insomma, non tutti lo sanno. Infatti non molti lo sanno, del Giappone ovviamente si sa pochissimo in Occidente per vari motivi, anche propagandistici, però adesso a questo punto ti vorrei chiedere, abbiamo fatto questa panoramica che io magari ti inviterei anche poi in futuro anche ad approfondire, magari con altri video se vogliamo, quanto è rimasto oggi, nel Giappone di oggi, dello Shinto e di questo modo di sentire? Perché lo chiedo? Perché ovviamente non possiamo negare che dal 45 in poi il Giappone è diventato non solo una grande potenza mondiale, ma anche un paese dove ci sono anche tanti contrasti. Tu poi ci hai vissuto, magari ci puoi raccontare di questo Giappone che è super tecnologico, che è per molti aspetti occidentalizzato, ha preso anche delle cose molto negative dall'Occidente, diciamo, ma però sembra che
parte di questo sentire è rimasto. Io, per esempio, quando sento i politici giapponesi parlare e faccio un parallelo con quelli europei, devo dire che, insomma, dico, posso dirlo anche provocatoriamente e facendo una battuta, grazie a Dio che ci sono ancora questi politici così in Giappone, no? Perché esprimono ancora certi valori che in Europa sarebbero trattati assolutamente come valori diseducativi oppure contro le idee dominanti. Ecco, quindi volevo chiederti quanto è rimasto dello Shinto e di questo modo di sentire oggi in Giappone? È rimasto molto, è rimasto poco e sta scomparendo? Questo tipo di atteggiamento che delineavi tu è esattamente il retaggio dello Shinto. Allora, a livello inconscio lo Shinto è ancora presente, permea tutta la vita dei giapponesi. Il problema però è anche i giovani, secondo me. Allora, i giovani a livelli praticamente incredibili ignorano un sacco di cose, vanno a mangiare nei luoghi tipo McDonald's, no? Oppure versioni giapponesi, ma di quello, insomma, ci sono delle versioni giapponesi, ma sostanzialmente quello, non è che ci sia un particolare ricercare, no, la cucina locale tipica. No, è molto cool, no? È molto di moda atteggiarsi in questi atteggiamenti poi praticamente statunitensi, sì. Americani. Non... E quindi i giapponesi li vedo, i giovani li vedo molto presi dall'America, nel senso dalla cultura statunitense, no? E allora, il buddismo lo possono vedere come una cosa vecchia, cioè una cosa per vecchi, una cosa... Sì. Anzi, in realtà, siccome si sono specializzati i monaci buddisti, allora, perché come dicevi tu, i giapponesi possono essere sia Shinto, sia buddisti senza nessun problema, confuciani, taoisti e addirittura anche appunto cristiani, nel senso che si sposano con il rito cristiano in chiesa, no? Sì. Proprio perché nei film vedono il matrimonio di questo tipo, no? Nei film occidentali, e quindi... Va molto anche, esatto, lo fanno proprio per un effetto scenico, no? Sì. Oppure per dirti l'università, una delle due università dove sono stata io era un'università cristiana in Giappone. Eh sì, però è sempre un cristianesimo, cioè in realtà cristianesimo significa sì, mi piace la cultura occidentale, ma sotto sono, cioè, sono ovviamente giapponesi che non negano Shinto, non negano buddismo e non negano nulla, no? Quindi c'è questo problema dei giovani che sono sradicati e secondo me ci sono riusciti dal 45 in poi a fare anche in Giappone un processo di... lavaggio un po', no? Culturale. Sì. Dall'altro certe cose sono molto più difficili in Giappone da eradicare perché c'è un come posso dirti, se ci pensi, per noi europei l'opera ha quasi già a più di 1000 anni, no? Cioè è un'opera che, insomma, ci è stato fatto un lavoro da tempo. Invece lì è stato tutto molto veloce e quindi è molto difficile poi. Quando fai le cose veloci non è che vanno sempre bene. E quindi, nonostante magari la corruzione che ci può essere anche in Giappone nella politica, sono ancora tipo ho visto recentemente il premier giapponese che andava, no, con dietro lui andava dietro a un sacerdote Shinto e andava appunto a visitare il santuario Yasukuni. Quindi c'è ancora il rispetto per lo Shinto. Quando ci sono i valori Shinto, è una religione nazionale, no? Quindi è un valore che noi, io sono molto invidiosa in un certo senso, cioè è un valore che è un ostacolo che non sono riusciti proprio a togliere, no? Sì.
Ed è anche questo il senso del video che abbiamo fatto, perché quando c'è questo, quando si opera sul piano sottile, perché poi per operare nel cambiamento dei pensieri, no, devi anche operare nel piano sottile, quando si opera nel piano sottile ottieni delle cose, e quindi in Occidente è da un po' che ci hanno lavorato, in Giappone non ci sono riusciti, più di tanto. E invece questa religione, lo Shinto, riesce ancora a tenere unito il popolo, nonostante ormai il Giappone comunque si può dire un paese che forse non si piace più neanche tanto, cioè gli stessi giapponesi non si piacciono più di tanto, per esempio ci sono appunto vari tipi di giovani che si rinchiudono, sì, perché rifiutano la società, ma non è che sia tutti i giovani giapponesi che fanno questo, ben inteso, perché poi viene, sì, esagerato, è come, chiaro, se fosse, Madonna, i giapponesi sono tutti messi così, però nel caso quello che succede è anche perché in questi casi, perché trasportare per esempio un'etica profonda come quella dei samurai nell'azienda, capisci che è proprio, certo, come dire, è dissacrante, e hanno creato qualcosa di poco armonico in un certo senso, no? È una società, certo, troppi contrasti. Esatto, no, perché ha perso un po' la sua anima, no? Si è data, all'inizio l'idea era: noi prendiamo la tecnologia degli occidentali, ma rimaniamo con la nostra anima giapponese. E, sì, invece quando tu prendi la tecnologia, prendi la scienza, prendi anche implicitamente quello che c'è dietro, evidentemente. Certo, va a influire sull'anima anche la tecnologia. È come se, perché all'inizio l'epoca Meiji la vedevano così, cioè noi prendiamo questa roba qua, la scienza, la tecnica occidentale, ma il cuore è giapponese, rimaniamo nell'anima giapponese. Sì. E invece è successo che, adottando quella roba lì, piano piano è come se anche avesse avuto effetti sul cuore, no? E poi vabbè, c'è stata la sconfitta del 45 dopo le imposizioni degli americani, anche quello ha giocato, perché poi c'è un lavaggio del cervello anche quasi che non si possa criticare gli americani in certi ambienti delle università che hanno stretti legami con, sì, con gli Stati Uniti. Addirittura, cioè, gli americani sono tutti, cioè, ci hanno fatto evolvere, cioè, Sì, io ti volevo chiedere, anche approfitto della tua presenza per chiederti per farti una domanda che secondo me c'entra anche con lo Shinto, perché prima abbiamo parlato dello Shinto come anche forma di religione etnica e quindi anche razziale, possiamo dirlo. Qual è il rapporto però dei giapponesi con l'immigrazione? Perché io leggo ormai sempre di più articoli occidentali che spingono, che pressano il Giappone affinché si apriti agli immigrati. Guardo le statistiche sui migranti accettati in Giappone, veramente fa sorridere, no? Quando leggo per esempio 100 migranti, 200 migranti paragonati ai milioni che arrivano in Europa. Sicuramente le statistiche fanno un certo effetto, però ecco, come i giapponesi reagiscono a tutto questo e soprattutto ecco, come si concilia questo spirito che dà importanza al clan, alla comunità, al sentimento, diciamo, anche all'unità nazionale, e poi l'arrivo di migranti, insomma, sempre in numero maggiore, meno che in Europa, però anche lì arrivano. Allora, anche in Giappone ci sono delle lobby che vogliono spingere affinché i giapponesi si aprano, proprio cercano di fare un po' di propaganda qua e là. Ovviamente la maggior parte dei migranti, cioè quando io ero in Giappone sostanzialmente non ho visto dei gran migranti proprio per niente, sì. C'è qualche indiano che ha ristorante indiano, qualche cinese che ha ristorante cinese. Sì. Più che altro gli immigrati in Giappone, secondo me, al momento sono dalla Cina o la Corea. Però, sì, perché poi i cinesi non sono liberi di girare, quindi forse sono più coreani, però sostanzialmente sono di quei paesi asiatici attorno. Sì.
Però io ho visto anche, insomma, secondo me ci sono anche delle istanze affinché il Giappone si apra proprio per, anche per esempio per persone, per neri e altri tipi di popoli, insomma, di razze. E non lo so, secondo me il giapponese pensa, a meno che non gli facciano un lavaggio del cervello da qui a qualche anno, il giapponese è gentile, ti accoglie, se sei interessato alla sua cultura è molto felice, però tu non sarai mai giapponese, questo è il pensiero del giapponese. E quindi, e questo è il pensiero di ogni popolo che conserva viva la sua identità, l'identità della sua stirpe. E quindi io non lo so se avranno successo o no, c'è da dire che quando hai in mano i media, l'istruzione, quando fai propaganda, può essere che piano piano ti insinui. Ecco, assolutamente sono d'accordo con te. Infatti adesso io proprio volevo fare questa domanda in conclusione, volevo affrontare questo tema, ma in parte hai già risposto. Cioè, perché in Italia, o per meglio dire, in Italia una religione come lo Shinto sarebbe possibile, era possibile? La risposta in parte l'hai già data adesso, perché potrebbe non essere possibile. Oggi dico, con tutta questa situazione. Con la propaganda. Con la propaganda, chiaramente, chiaramente. Quindi, però te lo chiedo anche a livello storico globale, cioè tu come persona che si interessa di questo tema e anche della storia europea e italiana, sarebbe stato possibile uno Shinto italiano? Sicuramente sì, ma è proprio l'argomento di cui vorrei parlarvi nel prossimo video. Cioè, certo, andremo a vedere cose che magari nessuno ci ha mai fatto caso. Cosa voleva dire veramente Dante Alighieri con la sua opera? Cosa c'entra questo con i misteri del Rinascimento? Cosa c'entrava con gli antichi misteri di Roma, dell'Italia e gli antichi misteri, tra virgolette, pagani o gentili? È un viaggio affascinante, secondo me, ed è un viaggio esoterico. E perché esoterico? Non perché sia, come vogliono alcuni screditare, no? Il termine esoterismo, una cosa chissà occultista, satanista o una cosa elitaria, no. In Occidente in particolare è dovuto rimanere così per via della presenza della Chiesa cattolica cristiana, insomma cattolica e cristiana, che ha messo al bando tutte le forme diverse di pensiero, soprattutto gli antichi misteri, ha imposto la linea unica, no? Esoterica e non esoterica. E quindi vedremo che in realtà i più grandi scrittori, i movimenti culturali, i filosofi, molti signori erano tutti esponenti di questo pensiero iniziatico, esoterico, e che custodivano parte dell'antica sapienza italica. E quindi sì, è possibile se si recupera questa tradizione sapienziale che è stata volutamente nascosta, proprio per indebolire poi l'Italia, fra l'altro. Sì. È un'operazione che va avanti da tempo. Adesso, per fare un po' l'avvocato del diavolo, qualcuno potrebbe dire, ma questi poteri che si muovono oggi nel mondo e che vogliono assumere il controllo di tutti noi, la manipolazione di tutti noi, sono poteri che però operano nell'ombra, nell'oscurità, si rifanno anche a riti magari esoterici. Quindi qualcuno potrebbe dire, ma tu vuoi allora ti paragoni a questi? Cioè, tu stai proponendo una cosa del genere? Lo dico anche perché magari qualcuno potrebbe pensarlo, no? Visto che sono queste persone che governano nell'ombra e che spesso sono affiliati ad associazioni segrete, più o meno segrete. Ecco, perché tu dici una cosa importante, è importante differenziare. Ecco, come separare questi due mondi, queste pratiche anche? Le persone fanno molta confusione, non sanno bene cos'è la massoneria, fanno molta confusione fra massoneria, esoterismo, cosa saranno gli antichi misteri, cosa sarà, cioè, anzitutto non bisogna fare confusione. Sì. E quindi come ci può essere una tradizione sapienziale
possiamo dire divina, luminosa, quello che vogliamo, no? Ovviamente c'è chi queste conoscenze non le dà agli altri e le usa a proprio tornaconto. Cioè, come ci può essere una magia bianca e nera, per dire una stupidaggine, no? Ora, la storia della massoneria, in realtà, per quanto riguarda il mio modo di pensare e di sentire, non ha origini europee la massoneria. E basta che poi si legge, si vede bene cosa dicono, quali sono i riti, insomma, le pratiche, la simbologia, la loro Sì. storia, insomma, se tu guardi bene non sono. Ovviamente poi chiunque può dire, ogni organizzazione può dire, io mi rifaccio a questo antico, a questa antichità, ma non è detto che sia vero, no? E Tra certo. l'altro. La massoneria nasce nel 1717, storicamente, quella speculativa, diciamo, non è una cosa così antica. E poi opera in un certo senso, cioè opera nel fatto che vogliono riunire le tradizioni abramitiche, poi sostanzialmente, no? E hanno un progetto messianico quasi, totalmente opposto, per esempio, a un ideale che si fonda sul concetto del sacro e di anche la gerarchia che dicevamo, perché invece chi ha favorito la democrazia, la massoneria, l'uguaglianza, la scienza laica, nel senso Sì. che cioè noi siamo stati anche appunto purtroppo la mente occidentale scissa perché il cristianesimo ha aggiunto un po' di ateismo, come dicevano gli antichi romani, no? Perché ci ha tolto il sacro dal mondo. Quindi è stato il primo passo in realtà per la formulazione della scienza materialistica. Però, come posso dire, la versione della massoneria è ancora più pericolosa poi. Cioè si innesta nel progressismo, in un qualche cosa che è sganciato da tutto. Esatto. E sono delle istanze che non sono assolutamente in realtà paragonabili alle società iniziatiche che ti dicevo prima, per esempio il Rinascimento, quello che c'è stato, o Sì. l'antico impero romano, gli antichi misteri. Cioè, qui parliamo di un ordine del sacro contro un ordine sostanzialmente si potrebbe definire anche una società contro iniziatica. Interessante questo, sì. Io direi che questo poi lo potremo approfondire in un prossimo video perché è interessante analizzare anche l'esoterismo, questo aspetto anche poi di riti iniziatici per fare anche un po' di chiarezza. E direi anche in conclusione che in effetti sì, poi ognuno può dire quello che vuole, nel senso che io mi rifaccio a questo, mi rifaccio a quello, mettere insieme tutto, frullare e darlo. Però ritorno al punto di prima che a me e con gli argomenti che tratto su questo video mi è caro, e cioè che chiunque vuole imporre una visione universalistica, universale di certi valori, va contro quelle forme di spiritualità e di religione e di sentire che invece privilegiano il legame di sangue ed etnico. Se arriva una società segreta che ti dice il mondo universale, tutti fratelli, tutti uguali, questo va contro quello. E quindi io credo che oggi noi siamo sotto minaccia di questi. E adesso è inutile negarlo, è così. Chiunque si pone invece diversamente nei confronti di questi, fa un'opera, appunto, anche al tempo stesso archeologica, perché va a ritrovare la verità, diciamo, le verità che sono del passato e le riporta a galla e dice: guardate che queste cose forse non stanno come ci dicono loro, ma stanno in un altro modo, no? Quindi Sì. per chiudere, diciamo, questa cosa. Va bene, io allora guarda, ti ringrazio per questo primo appuntamento. Abbiamo dato una visione dello Shinto, però mi è piaciuto questo fatto che siamo rimasti sempre in parallelo anche con altre culture e con quella nostra, perché così uno si rende conto bene dei due aspetti. E poi naturalmente ricordo che sotto il video ci sono anche i consigli di lettura con alcuni testi che tu mi hai segnalato, così chi vorrà farsi una cultura maggiore sullo Shinto, può consultare questi testi, li può trovare, c'è tanto anche in rete. E
Ti do quindi l'appuntamento al prossimo video che faremo e naturalmente cercheremo poi di indirizzare anche rimanendo sempre in correlazione tra le culture. Grazie a te Edoardo e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Io vorrei aggiungere che magari Prego. Possiamo inserire oltre ai libri anche due film d'animazione che mi sono venuti in mente. Ecco, prego. Perché sono emblematici, sono espressione sia della cultura popolare del Giappone, quindi no, gli anime, l'animazione giapponese. Sì. E guardandoli si può avere un bellissimo esempio dello Shinto, cioè come impregna poi la visione di un giapponese lo Shinto. E quindi magari, non so, te li mando. Uno è Principessa Mononoke, l'altro è Your Name. Comunque te li mando e dopo magari sì, li scriviamo. È una cosa da ridere per chi vuole guardare una commedia, invece Terme Rome. È un film giapponese dove i giapponesi fanno gli antichi romani. È un film e viene preso da un manga in realtà, quindi originariamente un manga e poi viene trasposto in un film. C'è anche il DVD in italiano, fra l'altro. Ecco. E quindi sono giapponesi, che è divertente vedere, no? Antichi romani giapponesi. E fa ridere, a parte che fa ridere, fa mettere anche questo dubbio. Ma allora i giapponesi pensano che fra l'antica Roma e i giapponesi c'è qualche cosa? E pare di sì. Pare che la scrittrice del manga l'abbia fatto proprio con questa idea, no? Si era resa conto che c'erano delle somiglianze fra il Giappone e i giapponesi e l'antica Roma. Esatto, questo poi ci porterà magari in un futuro a parlare anche di quelle che sono le espressioni artistiche in Giappone, perché io per esempio sono un amante dei film giapponesi, anche degli horror, e devo dire che in questi film ci sono molti riferimenti alla cultura giapponese, anche Shinto. Uno magari li vede e può fare anche la comparazione tra i remake americani e quelli originali giapponesi, due mondi totalmente diversi. Cioè anche qui è interessante fare un paragone tra le culture, analizzando i film che vengono fatti in Giappone, poi rifatti in America, con lo stesso soggetto, lo stesso film, due mondi completamente diversi. Quindi anche questo, secondo me, è interessante. Va bene. Allora io ringrazio te ancora una volta, ringrazio chi ci ha seguito, spero abbia trovato questo programma interessante, vi do appuntamento alla prossima. Grazie a tutti. Grazie.